nell'intervento procedo solo alla comunicazione di quello che comporrà l'amministrazione comunale per i prossimi anni, quindi do lettura in sintesi dei decreti che saranno pubblicati lunedì e che ho sottoscritto questa mattina. La giunta comunale sarà composta da Pietro Nunzia, alla quale è conferita anche la nomina, la delega di vice sindaco, con delega alla scuola, alle politiche dell'infanzia e alle politiche giovanili. Bevilacqua Tiziana, assessore con delega alla Polizia Municipale, alla legalità, trasparenza, rapporti con il Consiglio Comunale e comunicazione istituzionale. D'Amelio Gianluca, assessore esterno, con delega al personale, organizzazione, PNRR, digitalizzazione, innovazione e rapporti con i comuni. D'Amelio Giuseppe, assessore esterno, con delega al territorio e manutenzione, sport e tempo libero. Senza dovendo aggiungere che tutte le deleghe non espressamente attribuite sono riservate e rimangono in capo al sottoscritto. Per quanto riguarda invece i consiglieri comunali, il decreto prevede di conferire a Reda Leontino la delega all'urbanistica, edilizia privata, gestione di rifiuti e salute, a Capone Alfredo la delega al bilancio e al patrimonio, a Ragno Rosetta la delega alle politiche sociali, a Colella Pasquale risorse agricole, tutela delle acque, tutela del suolo, Festa Gianni, artigianato, commercio, attività produttive ed eventi, Capone Emiliana la delega ai tributi. Un applauso. Con deleghe che per me in realtà hanno assolutamente lo stesso valore, mentre ci sono anche altri due decreti che il sottoscritto ha immaginato di riservare per fare in modo che l'impegno che ho assunto con questo gruppo il giorno dopo della presentazione delle liste sia diventato una realtà, nel senso che avevo immaginato che purtroppo solo per legge 4 non fossero stati eletti e io rispetto a questo ho chiesto già dopo la presentazione della lista la disponibilità, la massima maturità a coloro che avrebbero partecipato ad una giusta campagna elettorale, che all'esito della campagna elettorale ci saremmo riservati di condividere tutti insieme una soluzione che facesse in modo che nessuno fosse tenuto fuori da un impegno rispetto alla comunità per la quale c'è bisogno di maggiore collaborazione e impegno da parte di maggiore in realtà risorse possibili. Quindi il sottoscritto ha immaginato di riservare a Deleano Marcello la nomina quale rappresentante del Comune di Montemiletto presso il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito 5, considerato che proprio lui si è proposto in campagna elettorale con questi propositi. In virtù di un regolamento comunale adottato nel 2014, a Massimo Micera l'attività e il ruolo di coordinatore delle attività di pubblica utilità per la quale lui stesso in campagna elettorale si è anticipato di volersi impegnare. Quindi questa dimostrazione che di 12 in realtà candidati oggi, forse per la prima volta senza alcun precedente, ci sono 12 amministratori che collaboreranno con il sottoscritto, ognuno per le proprie deleghe, per fare in modo in realtà che tutte quelle che sono le attività quotidiane possono essere ordinariamente e quotidianamente evase. Ovviamente non per ultimo, ma sicuramente per importanza, per la sua età e per il risultato raccolto all'interno di questa campagna elettorale, che non è solo un ruolo e un risultato di consenso. Un giovane che si candida per la prima volta raccoglie un consenso in realtà così trasversale, penso che sia giusto che al di là delle deleghe a cui dovrà impegnarsi abbia un ruolo che non è solo simbolico, ma di rappresentare proprio per dare continuità e prospettiva a questa amministrazione, e parlo ovviamente di Reda Leontino, che viene designato dall'intero gruppo di maggioranza come capogruppo di maggioranza per dimostrare alla comunità che tutto quello che prima era personalizzato e incarnato nella mia persona non era assolutamente un motivo di accentramento, era purtroppo una necessità, perché non c'erano equilibri tali per cui
mi potevo, avevo fiducia che il mio stesso sentimento potesse essere rappresentato da altri. Ritengo che Leonino, per quanto l'ho conosciuto e per quello che ho visto in questo, cioè quest'ultimo periodo, vivendolo più da vicino, sappia impersonificare il sentimento di un'amministrazione che non è destinata ad amministrare solamente per i prossimi 5 anni, ma di un'amministrazione che si prende l'impegno di programmare un'attività che vada ben oltre questo mandato. Quindi Leonino, tu avrai ovviamente sicuramente il migliore, cioè il ruolo forse di maggiore prestigio, perché rappresentare un intero gruppo di maggioranza non è, insomma, c'è da poco, però sicuramente visto in un'ottica cioè di prospettiva e di investimento che questa amministrazione immagina di riporre come, come non solo in realtà attenzione e gratificazione, ma soprattutto come valore che tu, per quello che ho visto, impersonifichi e rappresenti. Quindi io direi di fare un applauso all'intera. Ad amministrare questo paese con lo stesso impegno, la stessa serietà che ci ha visto già presenti. Quindi ringrazio tutti, ringrazio i presenti, ringrazio i consiglieri comunali che oggi sono intervenuti, gli assessori esterni sono assenti solo per motivi di lavoro, anticipo che siederanno in consiglio comunale così come previsto dal regolamento, pur non avendo diritto al voto, quindi saranno cioè non solo partecipi esternamente, ma parteciperanno attivamente e allo stesso modo ai lavori di questo consiglio comunale per gli anni futuri. Quindi cioè ringrazio tutti ed ecco questo impegno che mi rendo conto che questa è la prima seduta ed è quella sicuramente più partecipata, però invito in realtà i cittadini a fare in modo che la loro presenza ci sia nell'arco dell'intero percorso, perché grazie allo stimolo della vostra presenza che questa amministrazione potrà fare solo bene. Grazie a tutti e vi auguro.